Siamo alla 17ª edizione della Masters of Magic World Convention, che è il più importante evento di magia del mondo. Ci sono più di 1500 maghi da tutto il pianeta. Tutto il pianeta vuol dire veramente dall'Australia, dalla Corea, dal Sud America, da ovunque, che vengono qui a Torino, alla Reggia di Venaria, per inventare i nuovi prestigi che stupiranno i bambini di tutte le età. Quindi bambini che hanno voglia di sognare dagli 0 ai 99 anni. E noi qui alla Reggia di Venaria quindi inventeremo i nuovi giochi e poi ci sarà un gran gara di magia, tipo Pseudo Soleil della Magia, con 9 artisti internazionali straordinari, coordinati in un modo magistrale, che preparano al pubblico uno spettacolo unico che vi consiglio assolutamente di vedere. La magia è un'arte straordinaria, con grande base culturale, dove si può imparare a pensare in modo diverso, si può imparare a realizzare l'impossibile. È un'arte che insegna a pensare in modo straordinario, cioè fuori dall'ordinario. Sta avendo molto successo perché sicuramente c'è stato un grande lavoro per quello che riguarda Hollywood di film, c'è stato un grande apporto da parte della Rowling con Harry Potter, e mi fa piacere pensare che noi con Masters of Magic abbiamo dato un apporto importante, perché tutti i programmi di magia in onda in Italia negli ultimi 13 anni, quindi da Rai, Mediaset e Sky, sono stati inventati e prodotti da noi. Abbiamo prodotto più di 1500 spettacoli, grandi festival, e quindi abbiamo sicuramente contaminato la magia. Questo nasce dal fatto che io racconto di essere lucidamente schizofrenico, perché sono nato mago e mi sono involuto e voluto ingegnere. Quindi ho unito, crescendo, le mie due passioni, quelle di creare un'azienda come Masters of Magic, che è diventata leader al mondo. Abbiamo 4 Guinness dei primati che testimoniano la nostra unicità, e di unirla con la magia. Sta funzionando molto bene. Quindi diciamo che un minimo di merito ci piace pensare che sia anche nostra. Per chiunque voglia vivere 100 ore di straordinaria magia, l'appuntamento è dal 16, 17, 18, 19 maggio alla Reggia di Venaria. Avremo ogni tipo di emozione magica, potrete scegliere tra conferenze, spettacoli, workshop, e poi vi invito al Masters of Magic World Tour, che è lo spettacolo ufficiale dell'evento, il 17, 18, 19 maggio, sempre alla Reggia di Venaria. Trovate tutto quanto su Viva Ticket, venite per vivere insieme a noi la più grande emozione magica di sempre. Io sono stato anche conduttore di 2 edizioni televisive, poi vabbè, conosco Walter da un'eternità, e lui è malato come me di magia, per cui il passaggio è facile. Devo dire che in tutti questi anni, sono tanti ormai, ho fatto in tempo a vedere le varie avventure dei circoli magici, a partire dal circolo magico italiano ai tempi Alberto Sitta, e devo dire che l'Italia ha sempre cercato di stare al passo, però chiaramente il FISM, che è la federazione mondiale, ha messo gli occhi per esempio tanti anni fa sull'Italia, tutto poi naufragò, fino a quando Walter riuscì invece a realizzare questo festival, questo FISM a Rimini, grande successo, una roba irraggiungibile, impensabile. Adesso ci riprova ha già presentato per anni il Festival a San Vezzana, adesso andiamo a Torino, e questo posto meraviglioso. Insomma, tutte le forze magiche convergono, lasciati indietro i tempi in cui il mago, diciamo, era silvaneggiava, per dirlo alla Silvan, che rimane sempre comunque il punto di riferimento fondamentale della magia italiana. La magia è cambiata, è diventata più, è cambiato lo spettacolo in generale, con l'avvento della televisione e con l'avvento, diciamo, adesso di internet, la magia è esplosa, è facile trovare tutto, e ai nostri tempi invece si trova nulla. C'era 4 congressi una volta ogni 2 volte all'anno e ci si rivedeva lì. Adesso invece, grazie a manifestazioni come queste, si può comunicare la magia un po' a tutti.